Leopoldo Mandic, prete, frate cappuccino, poi beato e oggi santo. Santo confessore, davvero, perché ha passato tutta la vita nel confessionale. Era nato nel 1866 in Dalmazia, allora impero austriaco, e presto si era fatto cappuccino in Veneto. Prete a 24 anni, Venezia, Bassano, Thiene di Vicenza e infine dal 1909 Padova. Da allora 33 anni sempre in confessionale, anche 15 ore al giorno. A perdonare in nome di Dio si fa presto e lui era delicato e premuroso, umile e fraterno, mai brusco e imperioso. Sempre per tutti nella celletta del convento accanto alla Basilica di Santa Croce, unica che sarebbe rimasta intatta di tutto l'edificio dopo il bombardamento del maggio del 1944 a Padova. I biografi dicono che lo aveva predetto prima della sua morte, che arrivò il 30 luglio 1942. Piccolissimo di statura, meno di 1,40 m, fragile di salute, parlava con qualche difficoltà e spesso in dialetto. Così, per 33 anni filati, incoraggiava tutti, soprattutto quelli, come lo sapesse prima, che venivano da più lontano. Eccomi, entri pure, l'aspettavo. Una volta arrivò uno tanto da lontano che non si era mai confessato e perciò si mise seduto al posto del confessore. Lui lo confessò in ginocchio, al posto del penitente. Anche quando i peccati erano proprio grossi, lo stesso, abbia fiducia, anche io, prete e frate, sono un poverino. Chissà quante ne farei se il padrone e il paron non mi tenesse le briglie. Confessioni sempre brevi, se poi c'era tempo, magari si parlava, affabile e fraterno, ma sempre dopo. Così, in uno dei suoi rari scritti, ad un prete: mi perdoni, padre, mi perdoni se mi permetto, ma vede, noi, nel confessionale, non dobbiamo fare sfoggio di cultura, altrimenti roviniamo quello che il Signore va in esse operando. Noi dobbiamo scomparire. Le penitenze brevi e semplici, semmai, diceva, poi tocca a noi completarle. Ma senza fanatismi, saggezza e misura con tutti. Qualcuno lo rimproverava di essere troppo buono con i peccatori e lui, sorridendo, parlava al Signore: paron, questo cattivo esempio me lo avete dato voi. La devozione popolare fu tanta, ma si manifestò soprattutto dopo e fino ad oggi. Malato di cancro all'esofago, si affidò tutto alla Madonna, come farà il Papa che il 16 ottobre 1983 l'ha proclamato santo. Al mattino dell'ultimo giorno volle celebrare la messa, ma non la finì. Lo riportarono nella sua celletta e chiese ai confratelli di recitare la Salve Regina. Sulle ultime parole si sollevò sorridendo, tra le lacrime non solo sue, e ricadde giù. Ultimo particolare: la sera prima aveva confessato 50 persone. L'ultima a mezzanotte. Una vita monotona? Certo, ma che bel tono il suo.